Originale, raffinato ed elegante dello stilista Mario Orfei. Fanny, sei d'accordo? Sì, anche lo stile giovane. A me piace molto perché lui osa con i colori, però non esagera mai. Fa accostamenti particolari che però poi indossati calzano perfettamente sul corpo. Io ogni tanto indosso, li metto anche per eventi, insomma, ma anche nella vita così tutti i giorni, anche se sono un po' elegantini, quindi ovviamente sono un po' più ricercati per situazioni non per tutti i giorni, ecco, non vanno bene magari con la scarpa da ginnastica. Ok, il suo stile è per la donna che vuole distinguersi ma allo stesso tempo indipendente, che ne pensi? Effettivamente, perché è uno stile ricercato, quindi la donna indipendente normalmente non è una donna di massa, è una donna con una sua personalità. E quindi lui accompagna la famosa personalità della donna. Senti Fanny, secondo te lo stile che andrà per la maggiore adesso quest'inverno, quali sarà? I colori, un po' anche i tessuti? Ma allora, io ho capito, sfogliando qualche rivista, che andranno i colori tipo ruggine, il senape, quindi colori un po' particolari, ovviamente colori invernali, siamo all'inizio della stagione nonostante il caldo. E lo stile invece? Guarda, io cerco sempre di guardare lo stile, ma poi di fare proprio, perché credo che dovremmo fare tutti così, tutte e soprattutto tutti così, perché è vero che può piacere magari una gonna magari particolare e poi la devi vedere indossata, no? Perché ognuno ha la sua altezza, le sue forme, i suoi equilibri fisici. Mi piace il pantalone paillettato con, no, mi piace usare magari una felpa e magari il tacco. Ecco, mi piace l'idea di abbinare un po' appunto il classico o l'elegante con lo sportivo. Bene, senti, un augurio che puoi fare al nostro stilista, al nostro amico Mario Orfei, qual è? Beh, di continuare a crescere. Io conosco Mario anche personalmente e lui ha proprio una grande passione per quello che fa e questo mestiere riesce a chi ci mette tutta l'anima e la passione, e poi si vede anche nei suoi abiti. Direttamente dalla New York Fashion Week, stasera Mario ha deciso di regalarci in anteprima la collezione.